La misericordia del Padre verso l'umanità, questo è il messaggio di Monsignor Michele Seccia nella Domenica delle Palme, in cui ha invitato i fedeli ad una riflessione sul messaggio di misericordia di Dio che possa accompagnare i cristiani lungo tutta la Settimana Santa. Verbum crucis salus mundi. Carissimi, la parola della croce, il verbo della croce, è ciò che ci sarà presentato e che siamo invitati a contemplare in tutta la Settimana Santa. Perché è attraverso la croce che Cristo ci ha donato se stesso, ci ha riaperto la via della vera felicità, e cioè la misericordia del Padre verso l'umanità. Ci ha riconciliati con il Padre, ma ci ha invitato e continua ad invitarci proprio lungo tutta la Settimana Santa a fare questo percorso insieme con Lui. Allora, come dicevano i padri della Chiesa, caro fratello, cara sorella, rifletti. Se tu sei Pietro, segui il Maestro. Se tu sei Pietro e hai avuto paura di Lui o di fare la stessa fine, affidati alla Sua misericordia. Se ti senti un po' anche come Giuda, non ti ripiegare su te stesso. Se hai dimenticato, tradito o allontanato da te il Signore, rivolgi il tuo sguardo a Lui e troverai occhi di misericordia e braccia allargate per perdonarti. Se sei Giovanni, ascolta il palpito del suo cuore, il suo amore che durante l'ultima cena continua a dire: prendete e mangiate, è il mio corpo. E poi si china a lavarci ancora i piedi, perché in tutto il Cristo ha voluto rendersi e manifestarsi come nostro amico, Salvatore, Figlio di Dio, ma anche nostro servo. Accogliamo questo messaggio che durante tutta la Settimana Santa continuerà a parlare a ciascuno di noi della misericordia di Dio. E facendo il percorso, non sempre facile, della Via Crucis fino al Golgota, potremo anche noi anelare al mattino di Pasqua, a quel canto di alleluia che ci fa esultare di gioia, perché ancora una volta avremo sperimentato la misericordia del Padre nella croce del Figlio e sentirci dire: vieni, risorgi, tu sei figlio mio, oggi ti ho rigenerato mediante la riconciliazione, mediante il sacramento della confessione, in quell'abbraccio tenero di misericordia che solo un padre può donare. Buona Settimana Santa a tutti.